prima non sembrava fosse già finito, un po' come stavamo dicendo, se non facevamo conoscere il nocciolo, e invece questo prodotto è diventato un prodotto di valore che sostanzialmente ha già raggiunto un buon prezzo di mercato, e soprattutto, chiedevo prima ai produttori, finisce tutto. Ok, salve, io sono Stefano Pallini, uno della Romagnola, gestiamo la disimpostazione delle piattaforme in l'altra cooperativa è con il SUP, non è con il SUP. Ecco, la particolarità di questo lavoro è che nel tempo, un lavoro che è assolutamente di disincostazione, questo prodotto che tuttora dovrebbe andare in discarica è diventato un prodotto di prima qualità. Quindi anche nel riferimento rispetto all'economia che c'è adesso, sfruttare al meglio le potenzialità che si hanno. E queste piattaforme che ci sono, che devono essere mantenute disincrostate, e questa situazione qui per me è fantastica, riuscire a ottimizzare al massimo la situazione. La qualità è detta da tutti, è meglio, è ottima. Quindi forse nel caso mio la passione della subacquea, la passione dell'ambiente, mi sono trovato in questo lavoro che tutti sono andato sott'acqua e portare a casa questo prodotto che è lì, è solo da raccogliere e metterlo in vendita. Ed è per me una situazione fantastica, anche riferito a questa nuova situazione economica che abbiamo noi adesso, quello di ottimizzare al meglio il tutto. Quindi, tutto qui. No, per me è un connubio fantastico. E questo è legato alle politiche che si fanno adesso, quelle politiche che porta avanti Slow Food Expo, che è quello di nel territorio con intelligenza cercare di rispettarlo e sfruttarlo al meglio con un atteggiamento ambientalista. Infatti testimone in pratica di questo connubio, questo scambio, insomma, anche tra un'impresa, quindi queste piattaforme ormai in disuso, con quello che può essere un'attività imprenditoriale, soprattutto anche la valorizzazione, quindi il richiamo del turismo, quindi una cosa incredibile, anzi speriamo che se ne parli sempre di più, non solo a livello nazionale, adesso per richiamare anche sia il periodo dell'anno, per cui c'è rispetto della stagionalità. Voi lavorate su questo esclusivamente in questi mesi e ne avete fatto il vostro lavoro predominante, o sbaglio, non so se lo dico, Sì, noi lavoriamo i mesi estivi da maggio fino a ottobre e sì, la questione di pesca e turismo non so se si può, perché le piattaforme sono sempre strutture industriali, però il nostro lavoro è veramente affascinante, quello di immergersi tutti i giorni, tirare su questi sacchi di cozze è un fascino, e questo potrebbe anche farlo conoscere a livello turistico in qualche modo. Ecco, io ringraziandoti, introducendo anche il tuo collega in pratica Alessandro Giastefani, chiederei appunto bene per quello che riguarda il lavoro quanti siete, e appunto voi siete giovani e quindi anche appunto qui in un periodo dove si parla di tanto di crisi, perché un po' c'è un po' tanti giovani non sanno ancora bene che cosa vogliono fare, anche a volte sì, come collocarsi, questo può essere sicuramente una interessante, no? Anche perché adesso il lavoro bellissimo, faticosissimo, magari è bellissimo, ma ditelo voi. Allora, buonasera, sono Gian Stefano Alessandro, presidente della cooperativa Nuovo Consum, e come ha detto Stefano, appunto, questo qui è un lavoro molto bello, ma anche le sue, diciamo, complicazioni, perché lavorare sott'acqua con anche delle condizioni non idonee non è sempre facile. Siamo due cooperative, all'incirca siamo più di 40 persone che operano all'interno di queste due cooperative. Diciamo che il lavoro della pesca a Marina di Ravenna si è ormai ristretto solo a questo tipo di lavoro, perché con appunto le tantissime strutture di piattaforme che ci sono a largo della costa più o meno vicine, la pesca è praticamente interdetta da Ravenna fino all'altezza quasi di Rimini,
quindi per noi pescatori è rimasta anche l'unica risorsa fattibile per portare avanti il lavoro della pesca in questa zona qui. Sono ormai 30 anni che queste due cooperative riescono a dare del lavoro a delle persone che altrimenti potrebbero essere, non si sa in quale posizione in questo momento. Il nostro futuro ci andiamo dietro sicuramente cercando di tirar fuori il massimo ottimismo e vedere di metterci in pari anche con le ultime innovazioni che ci sono. Questi tipi di progetti sono fondamentali. Secondo me questa è una bella cosa che è stata fatta. Fortunatamente ci ha pensato anche il Comune di Ravenna per la prima volta per aiutarci e poi abbiamo visto che ha avuto un bel successo anche per il turismo, per noi pescatori, per quello che pensava la gente prima magari delle piattaforme, invece si è dimostrato che anche in una struttura dove ci sono delle attività industriali c'è un prodotto che da 30 anni è analizzato ed è sempre il risultato ottimo per la nutrizione, quindi va bene. Passiamo la parola a chi poi questo prodotto lo commercializza e quindi dovremo vedere prima Marco Di Maria, titolare della DIMAR, e appunto cerchiamo di capire un attimo anche come procede appunto la vendita, quali sono gli acquirenti.